Buongiorno dall'Oasi Bianca di Codigoro. Oggi vi parlo in questo primo video di recensione di camere di questo fantastico posto che è stata una vera e propria sorpresa, perché già dalle immagini, dalle recensioni su Booking comunque sapevo che non sarei rimasto deluso. Le premesse erano ottime e sono state tutte confermate. Quello che vedete alle mie spalle è il giardinetto del resort e vi farò infatti dapprima vedere quello che è l'esterno, perché merita davvero. Io qui mi sono letteralmente rilassato in un piccolo angolo di verde, ma fatto veramente bene, e dopodiché vi porterò a vedere la camera. Iniziamo. E per comodità partiamo dalla fine. Questa è la fine del percorso all'interno del giardino, dove ci sono alcune sculture che rappresentano le cinque fasi della vita. Vedete com'è molto tranquillo, veramente ben curato peraltro, con questi alberi. E si respira proprio un'aria bella, frizzantina, di natura, ma non di natura invasiva, tra virgolette. Vedete come ci può tranquillamente venire qui a passeggiare. Anche la sera non c'è quel tipico freddo, quella tipica aria proprio fresca che ci si potrebbe aspettare in un luogo del genere. Tutto molto ben curato, moltissimo ben curato. Qui c'è una piccola cappelletta e qui un ponte con un piccolo lago che un po' si incastona bene in quello che è tutto il contesto in cui si sviluppa questo posto. Non è grandissimo, cioè nel senso è un giardino, non è grande, ma per farci delle passeggiate e per rilassarsi magari proprio sotto questo sole è qualcosa di fantastico. E lì vedete c'è addirittura una scultura dedicata a Venezia. Le camere sono diffuse abbastanza su tutta l'area. Vedete poi peraltro la struttura è tutta circondata da verde, da campi di viti, culture in generale. Quindi vedete in che paesaggio è immersa. E adesso vi porto a vedere la camera dove abbiamo alloggiato in questo fine settimana, che è una camera singola matrimoniale di delle dimensioni giuste, secondo me. Nonostante siamo immersi nella natura, come vedete, non ci sono problemi di animali, o meglio, fuori ci sono, più o meno in quest'area qui, ma non abbiamo avuto problemi dentro la camera, anche perché ci sono delle ottime zanzariere, vi faccio vedere qui, che funzionano molto bene e fanno il loro lavoro. Ma entriamo adesso in camera. Quindi apriamo la porta, porta blindata peraltro, quindi molto sicura, e questo è quello che ci troviamo di fronte. Allora, un paio di note preliminari sulla camera. Anzitutto, questa camera è davvero molto calda. Io sono un tipo che sente freddo spesso e volentieri, ma qui addirittura ho dormito fuori dalle coperte, quindi una camera che è davvero calda, molto calda, secondo me anche dovuto alla tipologia di costruzione. Vedete, il tetto è in legno, comunque sì, in legno trattiene davvero tanto il calore, una cosa incredibile. Interruttori che alimentano, uno alimenta queste luci qui interne, luci che vedete sono a LED particolari. Allora, non fanno una grandissima luce, l'ambiente come vedete è sempre soffuso. Se io adesso chiudessi questa finestra qui sarebbe davvero alquanto scuro, ma comunque è un ambiente molto intimo. Come ci sarebbe stata un'altra lampada qui in mezzo, avrebbe secondo me dato un po' più di luce, se la meriterebbe anche questa camera, però non è un grossissimo problema. Cosa troviamo all'interno della camera? Due sedie, lì vedete c'è il primo elemento per il riscaldamento, una TV messa qui che andrebbe poi girata verso il letto, che secondo me lascia un po' il tempo che trova, nel senso che personalmente avrei preferito avere questo tavolino libero, quindi magari per poter appoggiare un computer, dei libri. Qui sotto abbiamo un mini frigo, ottimo per stipare bottigliette d'acqua. Tendenzialmente infatti noi lo abbiamo utilizzato per questo, per le bottigliette d'acqua. Tiene freddo davvero molto bene. Poi qui abbiamo
un armadio, un tanto di cruce, specchio, e altri cuscini e eventualmente un'altra coperta. Fatto anche questo molto bene, ci sta. Lì abbiamo un climatizzatore, quindi oltre ai riscaldamenti c'è anche il climatizzatore, e poi andiamo al letto. Il letto è molto comodo, nel senso che non so come farvi rendere bene l'idea, ma è davvero comodo, cioè su questo letto ci si affonda e a me non dispiace. I cuscini sono di base piani, abbastanza piatti, e comunque morbidi. Anche questi seguono un po' la tipologia del materasso, cioè ci appoggi la testa, ci affondi. Io ho dormito bene, la mia fidanzata non tantissimo, non si è trovata benissimo su questa tipologia di materasso e di cuscino, ma questo anche perché lei dorme solitamente con un cuscino che è un po' più duro, molto più duro di quello. Invece io ho dormito da Dio, quindi promosso. Vedete, è abbastanza, tra virgolette, essenziale, ed è un misto tra arredamento un po' più classico, vedete questo ferro battuto, questa lampada, e un rinnovamento, un compromesso ideale, che comunque è un po', diciamo, il mantra di tutto questo posto, cioè un compromesso ideale tra natura ma senza tutti quei disagi, tra virgolette, derivanti dalla natura, quindi niente insetti, niente aria troppo frizzantina. E l'arredamento idem, un compromesso ideale tra classico e contemporaneità. Vi faccio vedere poi il bagno, che conclude questa camera. Bagno abbastanza ampio, poi troviamo una doccia, anche questa fatta bene per essere una camera fatta veramente bene, anche qui solida lampada, bidet, quindi c'è il bidet. Non è una cosa scontata nemmeno in Italia, quindi fate sempre attenzione quando prenotate le camere. Se volete il bidet, accertatevi che ci sia il bidet. E poi qui una finestra che è della tipologia in cui si può scegliere se aprirla in questo senso oppure girando la maniglia verso l'alto, così. Qui poi abbiamo lavabo, specchio, insomma tutto quello che può servire, e phon a muro. Ovviamente prese qui. Abbiamo anche delle prese lì, ai due lati del letto, un'altra lì sotto. Insomma, una camera ideale sia per un viaggio in cui c'è necessità di un posto in cui fare base, questa è davvero un'ottima camera, sia per viaggetti di un giorno e mezzo, due giorni, viaggi di lavoro, perché comunque è un posto molto tranquillo, si riposa molto bene, i servizi ci sono. E in ultimo voglio parlarvi di due cose. La prima è che qui c'è la wifi, quindi l'intera struttura è coperta da wifi gratuita, direttamente fornita dalla struttura medesima. E la seconda è la colazione. Infatti noi avevamo inclusa nella nostra menzione anche la colazione. La colazione è fantastica, veramente molto ricca, dalle ore 7 alle ore 10, ma è successo che noi siamo arrivati per esempio il primo giorno alle 10.05, non è successo assolutamente nulla, quindi davvero personale molto 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 cortese e disponibile. Colazione, come vi dicevo, davvero molto ricca, c'è di tutto, di ogni tipo, quindi sia colazione americana che italiana, ce n'è davvero per tutti i gusti. Vi sto facendo vedere in queste foto parti della colazione, è a buffet, ma è davvero appunto molto ricco. La struttura ha anche un ristorante interno chiamato il Pentagono, bella la location, il ristorante è senza infamia e senza lode, nel senso che il cibo è buono, di buona qualità, e i prezzi sono nella media, cioè senza infamia e senza lode, certamente un buon posto dove andare a mangiare. Noi ci abbiamo cenato la prima sera ed è stata la scelta migliore, perché eravamo stanchi morti, letteralmente stanchi morti, e quindi non ci siamo trovati male. Su Booking è una delle strutture più economiche
Ovviamente andando a cercare in questa zona una camera singola con bidet, bagno privato e parcheggio, perché a me serviva quel parcheggio avendo l'auto. Quindi sarà davvero un'ottima scelta. Peraltro staff ultra disponibile, ho dovuto aggiungere un ospite qualche giorno prima e direttamente dalla chat di Booking hanno sistemato tutto. Veramente fantastico, personale accogliente, sorridente, soprattutto ti mette subito a tuo agio con una bella parlantina anche. E ci sta. Quindi davvero ottimo, è una bella struttura, immersa nel verde, che per me è il compromesso ideale tra natura e comodità, quindi veramente promosso. E non potevo non chiudere questo video dalla splendida cornice del parco dell'Oasi Bianca Resort. È un posto che è un buon compromesso tra natura e comodità, che vale assolutamente il costo che ho pagato per la camera. E che peraltro offre nelle vicinanze anche diversi punti di interesse, come l'abbazia di Monposa, che vi straconsiglio di andare a visitare anche solo per la camminata, perché è davvero immersa in un paesaggio fantastico. Quindi ne vale davvero, davvero, davvero la pena. Questo era tutto quello che avevo da dirvi per questa prima video recensione di una struttura alberghiera. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'Oasi Bianca Resort nei commenti qui sotto e fatemi anche sapere se nei prossimi video di questo tipo dovrei approfondire qualcosa in particolare, cosicché per i prossimi video limiamo un po' questo format e mi concentro magari su cose che a voi interessano maggiormente. Ovviamente, se avete delle domande, scrivetele qui sotto, vi leggo. Nel complesso, la struttura vale il costo che ha in questo momento, per la camera che ho preso, quindi davvero un ottimo posto, non sono rimasto del tutto soddisfatto e ci tornerei assolutamente. Questo direi che è davvero tutto. Iscrivetevi al canale per non perdervi nemmeno uno dei prossimi video, e arriveranno nelle prossime settimane tra campionato e altri contenuti davvero dei bei video. Seguitemi su Instagram e su Facebook, soprattutto su Instagram dove pubblico maggiormente. E niente. Questa era la video recensione dell'Oasi Bianca Resort, io sono Black Arrow e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!